Buongiorno a tutti, eccomi qua al Premio Sostenibilità, sono Paolo Rava, architetto, sono naturalmente con i miei collaboratori Daniele e Rita. Abbiamo, io dico finalmente, ringrazio naturalmente la giuria, vinto questo primo premio sul restauro, la sezione restauro di edifici storici appunto per la sostenibilità. Un progetto urbano, quindi un progetto di un edificio del Settecento che abbiamo recuperato nella sua qualità intrinseca energetica, quindi un restauro scientifico energetico come diciamo noi, utilizzando che cosa? Utilizzando materiali naturali a basso impatto ambientale, cioè per esempio materiali antichi però utilizzati in chiave modernissima. Canna palustri per esempio per la coibentazione a cappotto, fibra di legno, calci d'arco naturale, terra cruda per gli intonaci interni e elemento per esempio di recupero dell'acqua piovana per giocare sul raffrescamento estivo, molto importante per quanto riguarda naturalmente la modalità di comfort nelle nostre latitudini, nelle nostre microclima. Altra cosa importante, è un edificio completamente autonomo, quindi a consumo zero. Consumo zero vuol dire che non utilizziamo energie se non solo quelle rinnovabili, quindi soltanto fotovoltaico, acqua, perché con l'acqua diminuiamo la temperatura superficiale e abbiamo un raffrescamento estivo. L'altra cosa, utilizziamo che cosa? Anche la fitodepurazione. Pensate, in centro storico abbiamo utilizzato il sistema fitodepurativo e quindi siamo perfettamente autonomi. Autonomi in tutti i sensi, non abbiamo scarichi che vanno a inquinare anche praticamente la porzione urbana. Quindi direi che acqua piovana, energia locale, recupero delle tecnologie e modalità costruttive consone caso per caso per gli edifici forse sono il futuro per la ristrutturazione, il recupero e la sostenibilità. Ciao e grazie.